Sono Giuseppe Saldutto, vicepresidente dell'associazione Pro Padre Pio, l'uomo della sofferenza di Torino. Oggi andremo nel campo di ricovero per i nomadi e per gli italiani in Borgo Arpinova per fare una buona azione, denunciare il totale degrado e portare un sollievo della sofferenza a chi possiamo. Allora, siamo qui nel campo Nomadi Fissi. Grazie al sindaco Ciliberti sono stati spostati qua tanti anni fa tutti i nomadi che risiedevano in via San Severo. Dopo tanti anni di incuria siamo venuti a vedere in che stato sta questo campo Nomadi. Abbiamo incontrato il signor Mohamed, che da quanti anni sta? Io sto qua dal 2005, come ci hanno portato qua, perché dal 2005 siamo fino qua, ancora. E qua siamo messi troppo male, perché qua nessuno non ci viene a vedere in che situazione siamo, pure quanto era la malattia, il Covid, quanto era, nessuno non si è fatto vivo in questo campamento, come che noi non esistiamo. Invece quanto c'è, qualcosa per votazione, qualche cosa, tutti corrono qua. Invece in questi anni nessuno non si è fatto vedere. E vedete in che posto è campo qua. Campo è tutto rovinato, con acqua siamo male, primo, con i pullman, i nostri qua che vivono vanno a piedi 1,1 km per autobus, e come non si può avere un circolare qua. Poi secondo, come i nostri bambini qua crescono, se hanno sposato o se hanno fatto, invece residenti ci hanno bloccati, quelli che siamo qua siamo quelli che non sappiamo a quale motivo, cosa motivo, e non ci abbiamo. E poi terzo, nessuno non è arrivato, questi compagni ormai sono, non ce l'hanno niente. Quanto è caldo qua, caldo, quanto è freddo. Quanto è freddo la stessa cosa. Certo. Ma voi quando vi hanno collocato qui, che vi hanno detto? Che dovevate stare per un periodo? Proprio a me. Era un provvisorio. Proprio a me. Ci liberti invece Don Tonino di Tiso, se è vivo. E perché lui, no, si è vivo, ha detto, noi abbiamo registrazione proprio dal sindaco. A noi ne è detto per 6 mesi e un anno dovevamo stare qua. Sono passati 20 anni. E qua nessuno non ci viene a vedere. Un altro dobbiamo dire a quel nuovo sindaco nostro, come questi climatizzatori, ci sono persone che li comprano, che ce l'hanno soldi, e quelli che non ce l'hanno, poveri. Questo sono privati. Non so. No, tutti dal comune sono. Invece nessuno non è arrivato a dare una mano. I climatizzatori non ci sono, del comune. E dal comune. Funzionano. Che funzionano? Non funzionano. E 20 anni mica deve funzionare. 20 anni fa. Perciò voi vivete. Come che hanno messo 20 anni fa? Ho capito. E che devono funzionare? Non funzionano, capito, niente. E abbiamo tutti, anche un altro, perché i nostri bambini adesso ormai sono cresciuti 20 anni, no? Si hanno risposato, hanno figli. E vivono sempre qua. Residenza non ce l'hanno per i nostri nori, per esempio, diciamo, mio figlio si è risposato. Sì. È giusto, deve vivere qua. E come senza residenza? E dove? Sulla carta di identità che cosa sta scritto? Niente. Non ce l'hanno residenza. Un attimo, vengo pure da voi. Non ce l'hanno residenza per niente. E quello è per quale motivo hanno bloccato le residenze. Vengo subito. E quello abbiamo bisogno più importante. Io quando sono. Come vi chiamate? Chico. Io quando mi sono sposato ne avevo 19 anni. Sì. Mi ero dato un container. Sì. Il comune di Foggia, dopo 20 anni, non ci pensa per niente. Ma ho figli sposati. No. Nipoti 7. Sì. Dove li metto a dormire? Come fate? Bravo, in un container, 15 persone, cittadini italiani, due figli sposati, sì, 7 nipoti, io, mia moglie e un altro figlio grande. Okay. Dove li metto a dormire, signore?
L'appello che manda il sindaco attuale, che appena è stato... Attuale? Si deve sistemare il campamento attualmente. Signor sindaco, per favore, un'emergenza, il campo si deve sistemare. Perché io quando mi sono sposato, ripeto, ne avevo 19 anni, mo te ne ho 50 anni, ho 3 figli sposati, in un contagno abitiamo, 7 nipoti, 3 figli, io e mia moglie. La ringrazio tanto. E poi state anche sulla sedia a rotelle. E certo, come sono un disabile. Non è giusto che un... Cioè, primo punto non è giusto due volte, perché oltre al fatto che la promessa di 20 anni fa, voi adesso state in questa condizione e avreste necessità di come dire, di avere anche un'assistenza sanitaria. È tutto, no, ce l'ho assistenza sanitaria e non dobbiamo stare male. Invece, come non abbiamo nessuna cosa, nessuna organizzazione non viene a chiedere cosa vi manca, cosa non vi manca. Appello diamo adesso quel nuovo sindaco che è. Io come ho chiesto un incontro dobbiamo avere con lei e cosa ci manca. Ma già ho mandato un ingegnere, quello che arriva dalle fognature, e lui mi ha fatto scrivere e ancora nessuno. Invece non avevamo nessuno. E noi da sindaco adesso vogliamo queste cose che ho detto. E se c'è possibilità, più presto possibile. Bene, bene. E questo è. Non possiamo ripetere una cosa 10 volte. Vogliamo essere umani. Pure il servizio di emergenza urbana? Sì. Diciamo, necessita di... E certo, e ci vuole. Che... E non arriva nessuno. Poi... Quando arriva la emergenza urbana? Come funziona? Niente, niente. Ecco, 5 anni non abbiamo niente. Stanno i bidoni, no? No, all'ingresso. Bidoni ci sono. Però? E però arrivano e li prendono, no? Invece altre cose come devono arrivare quelli da Amiu, devono tagliare il verde, si deve... Pericolo incendio pure. Certo, e c'è okay. Pericolo incendio. E poi e come non arriva, escono serpenti, topi, e nessuno non arriva. E certo, non c'è recinto, non arrivano a disinfettare, non arrivano a fare le cose. Tutti siamo abbandonati da tutti qua. Sono voi, avete la fortuna di avere il motorino per... certo, diciamo, perché per sì, però, le diciamo asle in questo mica tutto si rovina e si rovina anche il motorino. Allora poi, ci vuole l'asfalto. E certo, poi un'altra cosa vuole. I nostri bambini piccoli e quelli anche che vanno a scuola, sì, invece devono andare puliti, devono andare qua. Invece vedete qua, una pioggia quanto c'è. Cioè non ci sono i tombini, cioè quando piove va tutto... No, no, tutto fuori, non ci sono tombini, niente. È un campo di guerra, insomma, una rigetta. Ecco, non ce l'abbiamo nessuno. Andiamo, dai, possiamo andare da qua. In questo tour. Sì, qui come vediamo una discarica abusiva, dove praticamente sia questo materiale può prendere fuoco, anche da quest'altro lato, e poi non c'è la lingua tagliafuoco, che per legge ogni struttura abitativa deve avere questa lingua tagliafuoco che evita che possano prendere fuoco le abitazioni grazie a questa serpaglia che sta in questo momento qua. Con Mohamed che ci ha guidato in questo viaggio per la rubrica Incubi, praticamente siamo venuti a vedere la realtà di un campo nomadi che porta la vergogna allo Stato italiano, porta la vergogna al Comune di Foggia, porta vergogna per tutti gli italiani che dicono che vogliono dare offrire, come dire, solidarietà, assistenza alle persone che fanno lunghi viaggi dall'estero per cercare la libertà, per cercare qualcosa che possa loro aiutare, e invece li teniamo in questo modo qua. Vergogna Foggia, vergogna Italia e vergogna anche italiani. Noi cercheremo di batterci da oggi e per sempre per i diritti e la tutela delle persone che stanno soprattutto anche sulla sedia a rotelle, sul motorino, che hanno disabilità e vengono trascurate dagli enti preposti. È una vergogna e noi facciamo questo appello qui da Borgo Arpinova che le cose devono cambiare, perché gli umani sono tutti, l'essere umano sono tutti uguali, siamo tutti uguali sulla terra e anche alla faccia di Dio, no? Anche davanti a Dio siamo tutti uguali, per cui
visto che ci sono i fondi preposti ad aiutare le persone nei campi come questo qua, noi diciamo di nuovo agli enti preposti: muovetevi, perché non è giusto che queste persone vivano in questa condizione qua.